Per noi oggi è un'occasione importante per ricordare a tutti l'importanza di un settore, quello cosmetico, che come abbiamo sentito è uno dei pilastri dell'economia del nostro paese. Il dato che di solito mi colpisce di più è quello che riguarda il numero delle aziende presenti. Nella cosmetica noi abbiamo circa 180.000 aziende attive in Italia. E noi di questo settore, con orgoglio da una parte, ma con tanto senso di responsabilità dall'altra, siamo i leader. Avete comunicato oggi cifre molto importanti, però secondo i dati di Cosmetica Italia il canale professionale è in calo. Quest'anno un po' meno in regressione rispetto all'anno scorso, però comunque registra un calo. Cosa bisogna fare secondo lei per riportare il canale alla crescita? Quello che abbiamo visto è che il 2015, secondo Cosmetica Italia, è stato un anno leggermente negativo dal punto di vista del fatturato di tutte le aziende. Invece sul 2016, quello che vediamo, e aspettiamo la conferma da parte di Cosmetica Italia, è che finalmente il mercato ha ripreso leggermente, non sappiamo ancora, forse sarà un 0 positivo, un più 1, ma sta riprendendo. Cosa dobbiamo fare per accelerare questa ripresa e per tornare ai grandi anni dove questo era un settore, un mercato che cresceva tantissimo? Fare una scommessa per l'education, migliorare la capacitazione e sviluppare i saloni come luogo di bellezza per tutte le consumatrici in Italia. Dobbiamo fare anche una scommessa sullo digital, il digital che ci può aiutare tantissimo nel rapporto con la consumatrice finale per farla andare dal salone, quindi per creare un ingaggio online che poi si concretizza attraverso un servizio fatto offline in salone. E la terza cosa che dobbiamo fare anche è promuovere questa professione come una professione scelta dei giovani, perché è così che arriveremo ad avere un'dinamicità che ci permetterà di prolungare o di spingere ancora di più l'andamento, la crescita, l'evoluzione di questo settore. Quindi scommessa sull'education, scommessa sul digital e scommessa anche sul trasformare questo settore in un settore ambito o scelta dei giovani. Ecco, quanto investite sul digital e che cosa avete fatto concretamente come progetti in tal senso? Quello che si posso condividere con voi è che il 60% del nostro budget, del nostro investimento media lo facciamo sul digital, per dare un ordine di grandezza. Concretamente sul digital noi abbiamo tre iniziative. La prima è quella del Salon Emotion Digital 2.0, un piano per digitalizzare i saloni dei parrucchiere in Italia e così rendere il viaggio, il percorso emozionale, il viaggio della consumatrice all'interno del salone ancora più piacevole. Il secondo gran progetto digitale che abbiamo è quello di Hair Advisor. Hair Advisor l'abbiamo creato assieme al nostro partner Hearst Italia e parliamo di un responsive site dove le consumatrici possono andare a guardare quali sono le ultime tendenze, le ultime astuzie, quello che sta succedendo, what's on, diciamo, nel mercato della bellezza, e possono anche trovare il loro salone più adatto alle loro aspettative. Quindi questo è Hair Advisor. E tre, il terzo grande progetto a livello digital che abbiamo è quello di migliorare la capacitazione digital dei nostri parrucchieri e dei nostri clienti. Come? Integrando nella nostra offerta pedagogica tantissimi corsi di materie digitali, come per esempio creare una pagina web, come interagire meglio con le clienti consumatrici attraverso Facebook, come per esempio la proximity, che è un elemento, una strategia marketing di comunicare con le consumatrici che sono vicine al nostro salone, come quello può aiutare a creare più traffico in salone. Quindi il digitale come vettore di modernizzazione di questo mestiere. Due dati sull'andamento della divisione prodotti professionali di L'Oréal Italia. Come ha chiuso il 2015, previsioni 2016, come sta andando la divisione? Noi abbiamo avuto nel 2015, parlo sempre in Italia, abbiamo avuto una crescita straordinaria, abbiamo più che raddoppiato la velocità del mercato, quindi un mercato leggermente negativo, flat. L'anno scorso noi abbiamo riuscito a fare una crescita come non la facevamo dall'anno 2006. Nelle ultime 10 anni, l'anno 2016 è stato quello più positivo, e quello che ci aspettiamo per il 2015, quello che ci aspettiamo per il 2016 è ancora un'accelerazione ancora maggiore di questa crescita. Quindi noi vediamo il futuro con tantissimo ottimismo. Ovviamente abbiamo la responsabilità come leader di questo mercato di gestire anche la crescita e sviluppare la crescita e spingere la crescita. E quello che ci aspettiamo sia per il mercato globale in Italia, il mercato della bellezza professionale, sia per la divisione prodotti professionali, un anno ancora straordinario di crescita del fatturato e del numero dei saloni, del numero dei clienti in saloni. Quindi molto positivo.